Benvenuti a Horsk. Horror Store è un'originale opera di fantasia, orrore e parodia. Il contenuto di questo libro non è sponsorizzato né avallato da alcun rivenditore o produttore di mobili. Ambientazione e personaggi descritti in questa storia non esistono nella vita reale. Tutti i mobili e gli articoli qui rappresentati sono pertanto prodotti della fervida immaginazione dell'autore. Si veda, allora c'è scritto: lascia che Horsk ti aiuti a essere te stesso. Lo stile Horsk. Scegli te stesso, visita il nostro showroom, esplora i concetti di design e assapora combinazioni di arredamento e divertimento. Impacchetta te stesso, annota le tue scelte e poi cercale nel nostro intuitivo magazzino self-service. I prodotti Horsk sono imballati in confezioni piatte per consentirti un trasporto facile. Trova te stesso, curiosa, compra, cerca, prova. Ti mostreremo come diventare il miglior designer della tua vita. La tua vita, il tuo stile, i nostri mobili. Assembla te stesso. Ricorda, tutte le garanzie Horsk decadono se ignori le nostre istruzioni per il montaggio, chiare e facili da seguire. Diverti te stesso. Horsk è leader mondiale nella realizzazione di mobili di qualità per ogni fase della tua vita, di qualunque tipo essa sia. Lascia che ti aiutiamo a essere la migliore versione di te stesso. Horsk, te stesso, i negozi partner sono qui per aiutarti a comporre la tua cucina ideale, il bagno migliore o la soluzione perfetta. La casa migliore per tutti. Qui c'è un modulo di consegna a casa, indirizzo di fatturazione, articolo, metodo di pagamento, insomma tutte queste cose. I migliori mobili e accessori per la casa, in imballaggi piatti direttamente a casa tua, Horsk. Il nostro impeccabile servizio di consegna a casa è disponibile 7 giorni alla settimana, 365 giorni l'anno. I nostri esperti assemblatori lavoreranno in base alle tue esigenze. I nostri prodotti sono garantiti per dare il 100% di soddisfazione in ogni senso. Poi qua c'è tutta una lista. Chiediamo allora prezzi. Da Horsk, la tua soddisfazione è importante per noi. Siamo certi che comprenderai che nonostante i nostri migliori sforzi ci capita di fare qualche errore. Horsk non è tenuta a rimborsare eventuali errori di prezzo. Comunicazioni da Horsk. Amiamo entrare scegliere tu la modalità tramite il catalogo Horsk o newsletter settimanali. Se preferisci avere nostre notizie con meno frequenza, visita la sezione My Account del servizio web di Horsk per aggiornare le tue preferenze, privacy. Di tanto in tanto mettiamo le nostre mailing list a disposizione di aziende di qualità i cui prodotti potrebbero essere di tuo interesse. Se preferisci non essere contattato da loro, visita la sezione My Account per aggiornare le tue preferenze. Resi, restituire o cambiare un articolo, segui le istruzioni sul documento di trasporto allegato al tuo ordine e spediscilo usando l'etichetta di reso da noi fornita. Non accettiamo resi di articoli personalizzati o articoli in saldo acquistati sul catalogo online. Per i dettagli completi sulla nostra politica di reso relativa a tutti gli articoli, visita www.horskusa.com. Acquista da casa. Comprare da Horsk dovrebbe essere così facile da non doversene preoccupare minimamente. Visita uno dei nostri comodi store o acquista online o al telefono, come preferisci. Il nostro sito web e il sistema di acquisti telefonici non dormono mai. Sono aperti 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, così potrai scegliere e comprare i prodotti Horsk di giorno, di notte o in qualsiasi altro momento. Siamo quando lo sei tu. Chiedi a Noah: never offline, always helpful, mai offline, sempre disponibile.
vicini che facevano festa fino alle 4 del mattino, cuori infranti, bollette non pagate, strade non prese, cani malati, figli in missione, genitori infermi, abbuffate notturne di gelato. Ma ogni mattina, 5 giorni alla settimana, 7 durante le vacanze, si trascinavano qui fino all'unica cosa nella loro vita che non cambiava mai, l'unica cosa su cui potevano contare, con la pioggia, con il sole, con la morte di un animale domestico, un divorzio, il lavoro. Orsk era l'ipermercato dell'arredamento tutt'americano in salsa scandinava, che offriva soluzioni di design per il mobilio e a prezzi inferiori di quelli di Ikea, e il cui lungimirante motto prometteva una vita migliore per azionisti di Orsk, che ogni anno facevano rotta verso il quartier generale dell'azienda a Milwaukee, Wisconsin, per sapere quanto cospicui fossero i guadagni della loro catena di imitazione Ikea. Orsk prometteva ai clienti tutto ciò di cui avevano bisogno in ogni fase della loro vita, dalle culle Balzac alle sedie a dondolo Goodewill. L'unica cosa che non offriva erano le bare. Orsk era un enorme cuore che pompava il sangue di 318 collaboratori, 228 full time, 90 part time, attraverso i suoi ventricoli, in un flusso circolare senza fine. Ogni mattina il personale di vendita si riversava dentro per passare allo scanner il tesserino, avviare il computer e aiutare i clienti a misurare la perfetta credenza Knapple, trovare il letto Musk più comodo, individuare l'esatta applicazione dei giusti bicchieri Lagnia per l'acqua. Ogni pomeriggio gli addetti al risortimento affluivano per rifornire il magazzino self-service, prelevare gli articoli scelti, riempire i gestoni per gli acquisti impulsivi e trasportare pallet allo spazio mercato. Era un sistema perfetto, estremamente preciso, per offrire la massima funzionalità di vendita in tutti i 112 negozi Orsk del Nord America e nei 38 sparsi per il mondo. Ma il primo giovedì di giugno, alle 7:30 del mattino, al negozio Orsk numero 00108 di Cuyahoga Country in Ohio, questo sistema ben calibrato si inceppò bruscamente. I problemi cominciarono quando il lettore ottico accanto all'ingresso dipendenti passò a miglior vita. I collaboratori arrivarono e si ammucchiarono contro la porta in una confusionaria folla caotica, facendo scorrere impotenti tesserini sotto lo scanner, fino a che Basil, il vice direttore del negozio, non si presentò e disse loro di raggiungere l'ingresso per i clienti dall'altro lato dell'edificio. I clienti entravano da Orsk attraverso uno spettante atrio di vetro a due piani e tramite una scala mobile salivano al primo piano, dove iniziavano il percorso del labirinto showroom progettato per esporli allo stile di vita Orsk in maniera ideale, secondo i dettami di un esercito di interior designer, architetti e consulenti di vendita. Solo che quel giorno qui c'era un altro problema: la scala mobile correva verso il basso invece che verso l'alto. Gli addetti alle vendite si fecero largo nell'atrio e si fermarono sconcertati, indecisi su da farsi. Il comparto IT si affollò dietro di loro, seguito da uno sciame di addetti post vendita, risorse umane e carrellisti. Ben presto si ritrovarono schiacciati come sardine e si riversarono fuori dalle doppie porte. Amy scorse l'ingorgo di traffico umano dall'altro lato del parcheggio mentre camminava a passo verso la folla, in mano una tazza molliccia che grondava caffè. Non adesso, pensò, non oggi. Aveva comprato la tazza da Speedway 3 settimane prima perché prometteva ricariche gratuite illimitate e Amy aveva bisogno di far durare il suo $1.49 il più lungo possibile. Ed era durato fin lì, mentre fissava sgomenta
stazione che picchiava invano sul pulsante di emergenza. È meccanicamente possibile? Amy non si trattenne lì per scoprirlo. Il suo unico obiettivo della giornata e di svariati giorni a venire era evitare Basil a tutti i costi, fino a che lui non lo vedeva. Era il suo ragionamento, non poteva licenziarla. Il negozio di Cuyahoga era operativo da appena 11 mesi, ma era ormai di dominio pubblico che avesse deluso le aspettative di vendita. Il fallimento non era dovuto alla mancanza di clienti. Durante i weekend, in particolar modo, lo showroom e il mercato erano gremiti di famiglie, coppie, pensionate, gente che non sapeva dove altro andare, universitari con i loro coinquilini, nuove famiglie con i loro neonati, coppie arcigne che compravano il loro primo divano, una legione di potenziali acquirenti che stringevano in mano cartine, borse piene di liste di numeri di modelli scritti su post-it, pagine strappate dal catalogo Orsk, carte di credito che ardevano nelle tasche, tutti quanti pronti a spendere. Eppure, per qualche inspiegabile ragione, le vendite non raggiungevano le previsioni. Amy era stata trasferita a Cuyahoga dal negozio di Youngstown a 80 km di distanza. All'inizio il trasferimento non era stato un problema. Viveva a metà strada tra le due località e la scuola non era cambiata. Ma dopo 11 mesi a Cuyahoga ne aveva abbastanza. Aveva fatto richiesta di trasferimento per tornare a Youngstown. E adesso i computer di Osk Regional stavano masticando le scartoffie. I soccorsi erano in arrivo, se solo fosse riuscita a resistere ancora qualche giorno. Il problema era Basil, il nuovo vice direttore, un tizio nero alto con la postura perfetta e le camicie fresche di lavanderia che aveva preso di mira Amy sin dalla sua promozione. Non faceva che venire in reparto a contestare le sue decisioni e offrirle consigli non richiesti. Amy sapeva che stava istruendo un caso per quelli delle risorse umane, accumulando una lunga lista di passi falsi e inosservanze. Al momento dei tagli al personale, e tutti sapevano che sarebbero arrivati, si percepiva una strana tensione nell'aria. Amy sapeva che sarebbe stata in cima alla lista di Basil. Si comportava al meglio, mentre la sua richiesta di trasferimento si faceva strada attraverso il sistema. Arrivava puntuale tutti i giorni, sorrideva ai clienti e non batteva ciglio davanti ai cambiamenti di programma dell'ultimo minuto. Si assicurava che l'uniforme polo beige, jeans e sneakers Chuck Taylor fosse impeccabile. Soffocava la naturale tendenza a ibattere e, cosa più importante, si teneva alla larga da Basil, decisa a non farsi intercettare dal suo radar. Con un acuto grido meccanico e uno stridore di ingranaggi, il movimento delle scale mobili si arrestò per poi invertire la direzione. Basil cercò di dare un buffetto sulla schiena all'addetto alla manutenzione mentre questi cercava di dargli il 5. Il risultato fu imbarazzante. È questa la filosofia giusta, esultò Basil battendo le mani. Poi la folla di addetti alle vendite si incanalò sui gradini metallici salendo allo showroom del primo piano. Invece di seguire tutti gli altri e passare proprio davanti a Basil, Amy decise di fare il giro lungo, sfidando le intenzioni di un'intera cucina di psicologi della distribuzione. Percorse Orsk a ritroso, cominciando dal fondo le casse e procedendo in senso orario attraverso il tratto digerente verso la sua bocca, l'ingresso dello showroom in cima alle scale mobili. Orsk era progettato in modo che i clienti procedessero in senso antiorario, tenendoli in uno stato di ipnosi dello shopping. Andare nella direzione opposta dava l'impressione di attraversare la casa dei fantasmi in un luna park con tutte le luci accese. L'effetto era rovinato. Amy corse oltre le casse e lungo l'immenso corridoio centrale del magazzino self-service, con gli svettanti soffitti alti 15 metri e le torri di scaffali, mobili imballati in involucri piatti, si ergevano su strati di scaffalature industriali, scomparendo nella nebulosa lontananza lungo infinite file grigie. Un'anonima città prefabbricata
sfrecciando attraverso bambini diretta a una scorciatoia tra i reparti, quando notò qualcuno che la stava osservando e si fermò di scatto. C'era un uomo vicino ai letti, a Castello Mokuk, e anche da quella distanza Amy capì che non si trattava di un dipendente. I dipendenti Orsk avevano quattro colori diversi. Gli addetti alle vendite erano in maglietta beige, gli addetti al risortimento avevano la maglia arancione, quelli della manutenzione marrone e gli stagisti rossa. L'uomo che stava fissando Amy era vestito di blu scuro, non faceva parte del personale, forse era un cliente che si era intrufolato lì in precedenza. Ma prima che avesse modo di indagare, l'uomo si voltò e schizzò verso armadi. Amy si limitò a fare spallucce. Chiunque fosse non era un suo problema. Stare lontana da Basil fino a che il trasferimento non fosse stato effettivo era quello il suo problema. Prese la scorciatoia per soluzioni e per lo stoccaggio. Si fece strada tra svariate file di combinazioni di Tautuse e Ficro, emergendo infine nei bassi piani di ufficio in casa, un reparto popolato da nient'altro che scrivanie. Basil era accanto al banco informazioni che Amy chiamava casa, con dietro un campanello di 6 stagisti in maglietta rossa. Buongiorno Amy, le disse. Ho bisogno che mostri a questi stagisti il percorso principale. Mi piacerebbe molto, rispose Amy, sorridendo con tanta foga da farsi dolere le guance. Ma ieri Pat mi ha chiesto di fare l'inventario del piano. Ho bisogno che mostri a questi stagisti il percorso principale, ripeté Basil. L'inventario può farlo qualcun altro. Amy stava per protestare ulteriormente. C'era in Basil qualcosa che la spingeva a contestare ogni parola che gli usciva dalla bocca, quando il suo cellulare emise una stridula risata alla Woody Woodpecker, informandola dell'arrivo di un messaggio. Basil la osservò incredula, mentre lei si frugava nelle tasche per tirar fuori il telefono. Ovviamente, annunciò Basil agli stagisti, Amy sa che i collaboratori non è mai consentito portare i propri telefoni nello showroom. È un altro messaggio di aiuto, spiegò lei, mostrandogli il display del telefono. Qualche settimana prima, diversi addetti alle vendite avevano cominciato a ricevere sms di una sola parola, aiuto, sempre da parte dello stesso numero privato. Proliferando come conigli, gli sms arrivavano a tutte le ore e stavano innervosendo parecchio la gente. L'azienda sosteneva che il reparto IT non era in grado di gestire il problema poiché tecnicamente l'utenza non era collegata a Orsk. Consigliavano ai dipendenti di bloccare il numero incriminato o consultare il proprio operatore telefonico. Amy aveva tentato entrambe le cose, ma di tanto in tanto un aiuto continuava a passare fuori. Tutti i collaboratori devono lasciare il telefono nell'armadietto, disse Basil, facendo ricadere come un masso su Amy tutta la forza della sua disapprovazione. Dove Amy avrebbe dovuto lasciare il suo prima di timbrare? Fu allora che Amy si rese conto di non aver timbrato. In pratica avrebbe lavorato gratis fino a che non fosse riuscita a raggiungere il marcatempo e timbrare il cartellino. Non osò farne parola in quel momento, non con Basil che già le stava addosso. Amy avrebbe onorato il primo comandamento per tenersi la fare la figura dell'idiota davanti a chi può licenziarti. Va bene, gente, disse imponendosi di sorridere a Basil e controllando il panico. Il mio nome è Amy e questo è lo showroom. È qui che ogni nuovo cliente inizia la sua relazione con Orsk, perciò è da qui
suggerisco di memorizzarne le facce, impararne i nomi ed evitarli come la peste. Mentre gli statisti studiavano la parete, alcuni l'avevano preso sul serio e stavano cercando di memorizzare le facce. Trinity apparve dietro a Amy. Credi nei fantasmi? Le chiese. Amy indietreggiò, spaventata. Gesù. Immagino che lui conti come fantasma, disse Trinity, ma io mi riferivo più al genere di paranormal activity. Penso che al mondo ci siano due tipi di persone, quelle che credono ai fantasmi e quelle che non ci credono. Tu di che tipo sei? Trinity era una di quelle ragazze felici, ultra popolari ed energetiche che a Amy ricordavano le creature dei Gremlins. I suoi genitori erano ferventi cristiani coreani, cosa che contribuiva a spiegare i codini arcobaleno, il piercing sulla lingua, il tatuaggio sul fondoschiena e un intero pantone di colori sulle unghie. Malgrado il look glam punk, Amy sapeva che le unghie costavano $125, i capelli erano tinti da un professionista, il piercing costava una fortuna e neanche il tatuaggio era a buon mercato. Gratta gratta, pensava Amy, e sotto un ribelle trovi sempre la carta di credito di papà. Statisti, questo è il vostro giorno fortunato, annunciò rivolgendosi al gruppetto di magliette rosse. Trinity lavora in allestimento e design, ovvero a un passo da lavorare al catalogo nella sede centrale di Orsk USA. Alcuni statisti si rianimarono. I dipendenti della sede centrale avevano i benefit e i salari migliori, cosa più importante, non avevano mai a che fare con clienti che cercavano di estorcere sconti, osservando che Target vende un articolo simile solo a un prezzo più conveniente, perciò non sarebbe possibile togliere un altro 20% dal prezzo. Gli stagisti cominciarono a fare domande a Trinity. Come sapeva quando una stanza era allestita alla perfezione? Quanto le ci era voluto per imparare le 99 soluzioni Orsk di home staging? Era vero che le scrivanie con i computer falsi si vendevano 6 volte meglio di quelle senza computer falsi? Le risorse umane saranno qui a minuti, disse Amy agli stagisti. Vi aiuteranno a continuare il vostro eccitante viaggio con Orsk. Ormai nessuno le stava dando più retta, tutti gli occhi erano puntati su Trinity. Solo domande fantastiche, esultò lei, ma accetto domande solo dai veri credenti. Quanti di voi hanno visto un fantasma sulle mani svelti? Amy lasciò Trinity a sconcertare gli stagisti e tornò all'ufficio casa per dare inizio al suo inventario. Da quando il punto vendita di Cuyahoga aveva aperto 11 mesi prima, i computer non facevano che regurgitare inventari sfasati. Di conseguenza, ogni giorno, tutti i giorni, i dipendenti dovevano andare in giro a contare a mano la merce di continuo. Era quel tipo di lavoro ripetitivo che ti uccideva l'anima. Le ultime vittime della crisi inventaria erano le scrivanie con tappi rullanti, le prime della nuova linea di mobili per l'attività fisica di Orsk. E mi pensava che fosse una follia. Per lei il mondo si divideva in due tipi di impieghi, quelli in cui dovevi stare in piedi e quelli in cui potevi sederti. Se stavi in piedi venivi pagato ore, se stavi seduto eri stipendiato. Attualmente l'impiego di Amy era di quelli in piedi, male, ma sapeva che un giorno con un po' di fortuna ne avrebbe avuto uno di quelli seduti bene. Le Tossur prendevano quella varietà universale in piedi seduti e la distruggevano. Una scrivania con tappi roulant era per stare in piedi o seduti. Solo pensarci le dava il mal di testa. Stava al suo banco informazioni, stilando l'inventario, quando Trinity riapparve all'improvviso. Ah, strillò Amy. Ho dimenticato di dirtelo. Basil vuole vederti in sala motivazione, seduta a porte chiuse. E tu sai cosa?
iscriviti.